Una stagione turistica da dimenticare, Ragusa non riesce ad essere una città attrattiva anche per effetto dei troppi proclami rimasti nel limbo. Così il presidente territoriale di Confimprese, Peppe Occhipinti, boccia il cartellone degli eventi promosso dal comune di Ragusa. Non solo le mille problematiche legate al caos degli aeroporti, ma anche una pessima programmazione di eventi e manifestazioni che in ambito regionale e nazionale dovevano essere promossi con largo anticipo. Il mese di luglio, con l'unica eccezione del premio Ragusano nel mondo, è scomparso dal programma promosso dal comune, commenta il presidente di Confimprese, e nel mese di agosto pochi eventi. Siamo molto preoccupati per una città che sembra ormai allo sbando, senza una seria e oculata politica turistica. Una città come la nostra, con luoghi meravigliosi in cui tenere concerti ed eventi e con tanta cultura da vivere, forse ancora di più nella stagione più calda, si trova in estremo ritardo sulla tabella di marcia. Una desolazione, soprattutto in termini di socialità, cultura e storia di comunità. Ancora una volta, dopo tanti anni di sollecitazioni e richieste, registriamo la carenza di eventi in tutto il centro storico. L'appello, come sempre, lo rivolgiamo al sindaco Cassì. Vogliamo essere propositivi per programmare insieme gli eventi e le manifestazioni del prossimo inverno. Il presidente provinciale Pippo Occhipinti parla di una stagione da dimenticare in termini di presenze turistiche e di programmazione. Da domani, tutti insieme, conclude, dobbiamo lavorare per invertire la rotta. Siamo soddisfatti, di contro, per la programmazione degli eventi nella città di Modica e in altri comuni della provincia.